Buongiorno a tutti ragazzi, oggi un compito un pochino più complicato, però ve lo spiegherò in modalità semplici. Per la serie Tecnologia GRP vi spiego come funziona una centrale nucleare. Allora, centrale nucleare, se vedete il puntatore del mouse, si compone essenzialmente in due pezzi, perché c'è la creazione e l'utilizzo dell'energia. Questo qui è il contenitore del nocciolo. Il nocciolo da che cosa è composto? È composto dal reattore con dentro le barre di uranio o plutonio e dallo scambiatore o vaporizzatore che serve poi a trasformare l'altissima temperatura in energia in acqua vaporizzata. Diciamo che potrebbe essere un liquido molto somigliante all'acqua, però va bene anche l'acqua vaporizzata. Allora, le barre innescate producono una temperatura elevatissima, parecchie migliaia di gradi. Qui c'è una pompa, vedete questa qui che sta girando, una pompa, fa circolare questo liquido, che è un liquido particolare, in questo circuito chiuso. Passando dentro questo vaporizzatore avviene uno scambio, questo è uno scambiatore come c'è nelle caldaie del metano a volte, quindi praticamente viene scambiata la temperatura da questo tubo che vedete dove passa questa energia rossa caldissima, viene scambiata la temperatura a quest'acqua che lo circonda, quindi qui viene vaporizzato il liquido o l'acqua immediatamente ad altissima velocità. Questo che vedete qua su in alto, il pressurizzatore, non è altro che una valvola espansiva, è un vaso di espansione, perché se la pressione dentro questa tubazione dovesse alzarsi troppo, invece che rompersi un tubo, qui dentro c'è un vaso di espansione, quindi la pressione viene stabilizzata, viene attutita da questo strumento che vedete in questa posizione. Allora, il vaso di espansione serve ad attutire gli improvvisi aumenti di pressione che è dentro questa tubazione che vedete scorrere in rosso, fatta circolare da questa pompa. Lo scambiatore porta questa enorme temperatura a far evaporare quest'acqua che è qui dentro a una velocità pazzesca. Questo vapore praticamente va in questa direzione, perché sapete che il vapore, quando si sprigiona vapore, si genera della pressione a una velocità altissima. Questa pressione, questo vapore che si è generato, va a far girare questa turbina, che è una serie di pale dentro a dei cuscinetti che vengono fatti girare. Queste pale vengono fatte girare dalla altissima pressione del vapore in arrivo. Dopodiché c'è, come vedete, un manicotto attaccato a questo generatore di corrente, che non è altro che una dinamo a calamite permanenti, genererà della corrente che poi viene distribuita attraverso i fili dell'alta tensione nella città e verrà trasformata ai vari voltaggi. Il vapore, dopo che ha fatto girare questa turbina, queste pale, praticamente viene portato dentro questo condensatore, che è un altro scambiatore di calore. Vedete che ci sono le altre tubazioni con una pompa qui? Questa tubazione porta acqua fredda, quindi ricondensa il vapore che è uscito dalla turbina, ritorna ad essere goccioline d'acqua. Qua giù in fondo, vedete, è già acqua. La pompa riporta l'acqua a ri vaporizzarsi dentro quest'altro scambiatore che è dentro il contenitore del nocciolo e poi ritorna nuovamente nella turbina. Quindi sono dei circuiti chiusi. Il primo circuito chiuso a altissima temperatura, il secondo circuito chiuso che fa girare le turbine è a alta temperatura e il terzo circuito chiuso è a bassa temperatura che serve a ricondensare il vapore, farlo ritornare liquido, quindi acqua fresca, che poi ritornerà tramite questa pompa a rivaporizzarsi dentro questo scambiatore qui, il vaporizzatore. Ok, questa è la centrale nucleare, spiegata in poche parole. Se ci avete qualche domanda da farmi, fatemela pure. Un saluto e una buona giornata da Stefano del GRP Tecnologie Spiegate. Ciao a tutti.